Salve a tutti e bentornati! Oggi prepariamo dei pancakes integrali con yogurt e farina integrale. Super veloci, facili e andiamo a vedere subito come li ho preparati. Per prima cosa, in una ciotola abbastanza capiente andiamo a mettere un uovo intero. Io sono andata a prepararli a mano, quindi vi basterà semplicemente una frusta a mano, ma se avete un robot da cucina, insomma il Bimby o qualunque altro elettrodomestico simile, potete mettere all'interno tutti gli ingredienti e farà da solo. Aggiungo lo yogurt intero, un vasetto da 125 grammi e vado a mescolare con una frusta. Dopo aver incorporato lo yogurt vado ad aggiungere la farina integrale. Io questa dose la farò a cucchiai e vi lascerò tutti gli ingredienti qui al di sotto dell'info box. Dopo aver incorporato tutta la farina vado ad aggiungere del latte, in questo caso del latte d'avena, in cui ho sciolto già una punta proprio di lievito per dolci, oppure se non volete utilizzare il lievito per dolci potete utilizzare anche una punta di bicarbonato. Ed ecco qui, l'impasto è pronto, adesso passiamo a scaldare una padella antiaderente, io ho questa per il chiamata credo testo romagnolo. Vado a mettere alla base un filino di olio extravergine d'oliva che vado ad asciugare un pochino con un tovagliolo per togliere l'eccesso. A questo punto a padella super bollente vado a mettere l'impasto dei miei pancakes. E adesso è ora di girarli, quando i pancakes faranno tante bollicine è il momento giusto, con l'aiuto di una spatolina da cucina andiamo a girarli e facciamoli cuocere altri 2 minuti dall'altro lato. Ed ecco qui, un pancakes dopo l'altro sono pronti, sono veramente sofficissimi, nonostante comunque io abbia utilizzato la farina integrale, però vi assicuro che sono veramente buoni e soffici. E adesso la ricetta la trovate qui al di sotto nell'info box, per la decorazione date spazio alla vostra fantasia. Io ho utilizzato semplicemente mezza banana fatta a rondelle che ho posizionato sia sopra che attorno alla torretta di pancakes. E poi in superficie ho versato un golosissimo strato di cioccolato fondente. Ora qui questa è la mia versione, potete decorarli e guarnirli come più preferite con della confettura, del cioccolato bianco, anche della panna montata, anche se in versione ancora più calorica, però date spazio alla vostra fantasia. Anche con questa ricetta è tutto, spero che vi sia piaciuta, se vi è piaciuta lasciate tanti like, tanti commenti. Vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Ciao!